È stata una serata di follia quella di ieri a Palagonia quando intorno alle 22.30 un'auto ha travolto un gruppo di persone che cenavano sotto casa all'aperto in via Savona, a perdere la vita una donna di 87 anni mentre 7 sono i feriti vittime della folle aggressione. Sulla vicenda stanno lavorando i carabinieri che hanno blindato la cittadina del Calatino. I sospetti sono attualmente concentrati su un vicino di casa, il 50enne Gaetano Fagone, attualmente ricercato. I testimoni di quegli attimi di follia raccontano come l'auto abbia più volte puntato il gruppo di persone nel tentativo di centrarlo. La colpa delle vittime sarebbe stata quella di fare troppo rumore. Nella fuga pare che l'autovettura abbia travolto anche diversi passanti, con il pronto soccorso di Caltagirone che ha segnalato quasi 30 richieste di aiuto, nessuna delle quali grave. I feriti più gravi invece sono stati trasportati in diversi ospedali, al Gravina di Caltagirone e al Cannizzario, al Vittorio Emanuele di Catania. Tra le vittime dell'aggressione anche un bimbo di 9 mesi ricoverato nel reparto di pediatria del Cannizzaro, miracolosamente illeso e sfuggito all'auto. Era rimasto durante tutta la cena nel passeggino accanto alla madre, che poi però aveva deciso di metterlo sul girello, una scelta provvidenziale che gli ha salvato la vita con il passeggino distrutto dall'impatto con l'auto killer.